Lello! Lello! Ma che è successo? È caduto! Eh? Ma che è successo? È caduto! È caduto! Non so, lei hanno detto che sono passato 3-4 volte da qua. Ma l'hai vista sempre a terra? No, stavo in piedi lei, stavo bevendo 3-4 litri di vino. Adesso io ti ho chiamato adesso, ero sì, io che ti ho chiamato. L'avete visto che era ferito alla testa, alla fronte? Sta sanguinante. Quando lo stavo prendendo stava a piangere per i dolori. E mi devi far dire che cazzo ha avuto Lello? Se è una ferita, se è perché è ubriaco, se piace, ti prego. Appunto, ti prego, se piace, chiama. Fammi sapere che cazzo è. Allora, stai dicendo? Allora, Lello da Forgia Raffaele, del 24 aprile, 47 anni, del 73. 24 aprile 73. Grazie. Ma che? 24 aprile 73. Se c'è la telecamera col microfono tutti i giorni, figurati i poveri i maledetti che stanno qui senza che nessuno gli stia dando una mano. Come cazzo vivono? Ma che aiuto è? Lello! Sì, sto qua, sto fuori l'ambulanza. No, non c'era l'auto medica. La tua parte 29 10 78, 28 residente, perché mi sta riprendendo la morale? No, sta riprendendo me, e quando anche fosse ripreso lei non ci sarebbe nessun problema. La morale di questa favola è che siamo, siccome abbiamo ripreso, veniamo identificati dai carabinieri. Sì, il maresciallo ci identifica. Antonio Loconte, nato a Bari, 29-10-78, Corso Vittorio Emanuele, non ne ho addosso, Corso Vittorio Emanuele. Prendete anche i dati degli assistenti sociali, prendete tutti i dati, sì, sono proprio curioso di capire che cosa succede adesso. Sono proprio curioso di saperlo. Ho dell'unità di valutazione multidisciplinare che non interviene ancora, si chiama Costantino Freda. Tino, la data, qual è la tua? 2 a Bari? Sei nato a Bari, sì. Stratosferico, veramente stratosferico. Stasera è il riassunto di che cos'è questo paese di merda. Gli hanno richiesto i documenti. È prassi. Va preso e va fatto disintossicare. E certamente non lo posso fare io. Questo qui è il problema. Però lei lo può aspettare. Tanto chi se ne fotte, può aspettare. È alcolizzato, e allora chi se ne fotte? Ha problemi, chi se ne fotte, può aspettare. Questo è, chi se ne fotte? Il salamino, il panino, la grana, eccola qua, guardate, la grana, i wafer, il pennello per la barba, questa è la busta di Lello. Ubriaco ieri portato al divenere, oggi riportato al pronto soccorso, questo significa prenderselo in carico, cioè se questo è prenderselo in carico, poveracci a quelli che stanno in mezzo a una strada e non hanno una persona che si prende cura di loro. Prendila, perché tanto poi noi diamo un'altra spesa, facciamo un'altra spesa a Lello, dai. Tanto non c'è niente di valore, è solo cibo. Eh sì, bravo.
Questa era l'altra. Speriamo che i soldi li siano finiti. Cos'altro deve succedere affinché vi convinciate che quest'uomo ha bisogno di un aiuto serio, ha bisogno di essere seguito? Di cos'altro c'è bisogno? Lello è stato ieri portato al pronto soccorso del Di Venere, da cui è stato poi dimesso dopo essere stato rimesso in piedi e aver passato la notte alla Diaccio. Questa è stata la giornata di ieri. Oggi eravamo certi che probabilmente qualcosa sarebbe successo, perché era un fatto grave. Invece no, stasera ci hanno chiamato decine di persone, compresi alcuni esponenti delle forze dell'ordine, per dirci che Lello era esanime a terra. Purtroppo non sappiamo quali siano in questo momento le condizioni di Lello, che presentava una ferita sulla fronte e, secondo quello che abbiamo potuto constatare, aveva effettivamente bevuto. Sono due giorni che Lello ha perso completamente la testa e ha ripreso a bere molto più del solito. Il problema di Lello è questo, e noi ci riferiamo ancora una volta alle istituzioni che ce lo hanno in carico. Bisogna accelerare l'intervento, c'è poco da fare, perché altrimenti Lello muore prima che facciamo l'unità di valutazione multidisciplinare, prima che possa succedere qualsiasi cosa. E ci viene il dubbio che forse sarebbe stato meglio l'Hotel Crystal, perché quantomeno aveva un posto in cui poter stare anche durante la giornata, perché Lello non fa altro che la vita del clochard, del barbone: va a dormire a Carbonara in un dormitorio la sera, a prima mattina si alza e passa la sua giornata a non fare nulla per strada, a bighellonare, a essere preso in giro, a bere, soprattutto a bere. Questo, dopo tutto quello che è successo, dopo la vita che hanno fatto insieme ad Angela in quella casa degli orrori, ma è persino peggio, non è tollerabile, non è più tollerabile. La burocrazia, lo ripetiamo ancora una volta, ci ammazzerà tutti, più di quanto possa fare il Covid. La burocrazia in Italia è la piaga essenziale anche quando si tratta di dare cure e assistenza alla povera gente.